Oltretutto, i più attenti sono andati avranno sicuramente visto che D'Alfonso, durante il processo, tra le sue scuse che l'avvocato ha portato durante il processo, perché il processo si fondava su alcune cose, tra cui i movimenti di soldi. Di fronte a movimenti di soldi, vacanze, eccetera, fatte dal sindaco, non c'erano rilievi nei suoi conti correnti e su quei dei familiari, e lui si giustificava dicendo: no, mi merita mia zia. Allora c'è un sindaco di Pescara che dice: i soldi non merita mia zia, per campare per vari mesi, per andare in vacanza, in vacanza ci andava grazie a Toto, che lo portava in giro, sprazzava in giro gratuitamente. Allora io voglio capire perché una persona del genere, invece di nascondersi o comunque di chiudersi e ringraziare di essere uscito assolto dai processi, va in giro in Abruzzo e viene accolto così, come viene accolto, con la condiscendenza e con la complicità di tutti gli organi, della quasi la totalità degli organi di informazione regionali. Non parliamo dello stuolo di politici, di tutte le parti politiche, che hanno accolto la sua assoluzione, tutti quanti che hanno glorificato l'esito delle vicende giudiziarie parziali di Alfonso, sia di centrodestra ma soprattutto di centrosinistra. Gli stessi che poi magari andavano a manifestare quando Berlusconi faceva qualcosa. Allora, questa vicenda secondo me mette in luce tre aspetti. Ora, io non sto parlando contro D'Alfonso, ma io sto analizzando il problema D'Alfonso, perché secondo me D'Alfonso, insieme ad altre cose, è una vicenda sintomatica e emblematica della nostra situazione sociale, politica e culturale. Allora, primo aspetto che mette in rilievo: il ruolo dell'informazione. Allora, noi qua abbiamo il direttore del principale quotidiano regionale, ma in generale il ruolo dell'informazione è un ruolo importantissimo. Se noi siamo 57esimi al mondo in quanto a libertà di informazione, l'ho detto anche l'altra volta a un convegno sull'informazione e i precari dell'informazione, un motivo ci sarà. Il ruolo di informazione, che dovrebbe essere quello di controllare i politici e fare in modo che ci sia anche un controllo sociale sulla classe politica, se siamo arrivati a questo livello, un motivo ci sarà. Se l'informazione pubblica tutti i giorni, o ci chiamano noi parlamentari del Movimento 5 6 tutti i giorni per chiederci dei litigi, degli scontrini, e poi pubblicano cose anche non vere, senza dire magari quello che stiamo facendo in Parlamento, un motivo ci sarà. A cominciare dal gruppo editoriale Espresso, per non parlare dei giornali, invece il gruppo editoriale Berlusconi, tra virgolette, eccetera. Io credo che noi abbiamo il dovere di dare spazio a tutti. Noi siamo un giornale locale, un giornale che ha dei limiti, però io lo dico pubblicamente tutte le volte che appunto veniamo accusati di qualche parzialità, perché ci capita spesso, no? Veniamo accusati da tutti, siamo tirati dalla cerchietta da tutti. Io ho un editore che si chiama Carlo De Benedetti, il quale mi ha detto: lei faccia il giornale che vuole, non mi faccia un giornale fascista, perché io questo sinceramente non lo tollererei. Ecco, io non farò mai un giornale fascista, noi cerchiamo di fare un giornale equilibrato, abbiamo cercato di dare spazio, credo, al Movimento 5 Stelle, come è giusto, per il riscontro anche che il Movimento 5 Stelle ha avuto sul territorio in tutte queste tornate elettorali. Penso che ci vorrebbe da parte vostra una maggiore apertura e disponibilità, perché io onestamente non capisco questa diffidenza che c'è nei nostri confronti, ma questo è un mio parere personale, no? Quindi io faccio questo mestiere da 30 anni, ho sempre campato soltanto con lo stipendio da giornalista, sfido chiunque a dimostrare il contrario, perché penso che ci sia un'esigenza di informare quelle che sono le vostre posizioni, al di là appunto dei pettegolisti che onestamente non ci appartengono, e che noi sul nostro giornale, vi sfido a trovarli, non ne abbiamo mai messi. Con questo tuo approccio io ti dovrei addossare tutto quello che ha fatto per esempio Berlusconi. Tu sei un parlamentare alla Camera esattamente come Berlusconi. Se tu usi nei nostri confronti questo tipo di approccio, i giornalisti, io ti dovrei dire: ma allora tu hai i festini ad Arcore con tuo amico Berlusconi, ma non è così. Purtroppo no, ma non è che puoi parlare della classe giornalistica come non c'è la classe politica. Ognuno risponde di quello che scrive, di quello che pubblica, e questo secondo me che voi dovreste
dovreste capire. Per quello che riguarda l'indagine che citava Vacca prima sul fatto che la libertà di informazione è messa così male in Italia, è legata al fatto che c'era un signore che controllava 6 televisioni più non so quanti giornali. Ma guardiamole le cose, perché questo è quello che conta.